I cani piccolissimi sono degli adorabili compagni di vita, che si adattano bene agli spazi ridotti e alle esigenze dei loro padroni. Ma quali sono le razze più belle e più adatte a te? In questo video ti presento 10 cani piccolissimi che non crescono, con le loro caratteristiche e il loro carattere. Scopri quali sono i cagnolini più teneri e simpatici che puoi portare sempre con te. Il primo cane piccolissimo che ti voglio mostrare è il Chihuahua, la razza più piccola al mondo. Il Chihuahua ha un peso che varia tra 1,5 e 3,5 kg e un'altezza algarrese tra 15 e 25 cm. Ha due varie età, il Chihuahua testa di mela, più piccolo e diffuso, e il Chihuahua testa di cervo. Il Chihuahua è un cane affettuoso e dal carattere forte, che non teme i cani più grandi e che ama stare con il suo padrone. È un buon guardiano della casa e della famiglia, ma può abbaiare molto se si sente minacciato. Il secondo cane piccolissimo che ti presento è il Volpino di Pomerania, anche detto Spitznano o Pomerania. Questo cane ha un peso che va dai 2 ai 4 kg e un'altezza algarrese tra 18 e 22 cm. Ha un pelo lungo e folto, di vari colori, che richiede una spazzolatura frequente. Il Volpino di Pomerania è un cane vivace, intelligente e curioso, che ama giocare e fare attività con il suo padrone. È anche molto fedele e protettivo verso la sua famiglia, ma può essere diffidente con gli estranei. Il terzo cane piccolissimo che ti presento è il Pinscher Nano, una razza originaria della Germania. Il Pinscher Nano ha un peso che va dai 2 ai 4 kg e un'altezza algarrese tra 25 e 30 cm. Ha un pelo corto e liscio, di colore nero o marrone, che non richiede molte cure. Il Pinscher Nano è un cane agile, elegante e dinamico, che ama correre e esplorare. Ha un carattere indipendente, sicuro di sé, ma anche affettuoso e leale verso il suo padrone. È un ottimo cane da guardia, ma può essere aggressivo con altri cani se non è ben socializzato. Il quarto cane piccolissimo che ti presento è il Maltese, una razza antica e molto popolare. Il Maltese ha un peso che va dai 3 ai 4 kg e un'altezza algarrese tra 20 e 25 cm. Ha un pelo lungo e setoso, di colore bianco candido, che richiede una toilettatura regolare. Il Maltese è un cane dolce, affascinante e giocoso, che ama stare in compagnia del suo padrone e dei bambini. È anche molto intelligente e facile da addestrare. Non ama la solitudine e può soffrire di ansia da separazione se lasciato solo per troppo tempo. Il quinto cane che ti presento è lo Yorkshire Terrier, una razza di cane di piccola taglia, originaria dell'Inghilterra. Lo Yorkshire Terrier ha un pelo lungo e setoso di colore blu e oro, che gli conferisce un aspetto elegante e distintivo. Si tratta di un cane molto coraggioso, vivace e curioso, che ama esplorare il mondo e fare nuove esperienze. Lo Yorkshire Terrier è adatto a chi cerca un cane da compagnia, che si adatta bene alla vita in città e che richiede una buona socializzazione e una spazzolatura frequente. Il sesto cane che ti presento è lo Shih Tzu, che è una razza di cane di piccolissima taglia, originaria della Cina. Lo Shih Tzu ha un pelo lungo e setoso di colore variabile, con una coda arricciata sulla schiena. Si tratta di un cane molto dolce, affettuoso e tranquillo, che ama stare in braccio e farsi coccolare. Lo Shih Tzu è adatto a chi cerca un cane da salotto, che non ha bisogno di molto esercizio ma che richiede una toilettatura regolare. Il settimo cane che ti presento è il Bichon Apoelfeise, una razza di cani di piccola taglia, originaria della Francia. Il Bichon Apoelfeise ha un pelo riccio e morbido di colore bianco, che gli dà un aspetto soffice e simpatico. Si tratta di un cane molto allegro, socievole e affettuoso, che ama stare in mezzo alla gente e ricevere attenzioni. Il Bichon Frise è adatto a chi cerca un cane da salotto, che non ha bisogno di molto esercizio e che richiede una toilettatura regolare. L'ottavo cane che ti presento è il Carlino, una razza di cani di piccola taglia, originaria della Cina. Il Carlino ha un pelo corto e liscio di colore fulvo nero, con una caratteristica maschera scura sul muso. Si tratta di un cane molto dolce, fedele e divertente, che ama fare il buffone e far ridere il suo padrone. Il Carlino è adatto a chi cerca un cane da compagnia, che si adatta bene alla vita in casa e che non ha bisogno di molto spazio. Il nono cane che ti presento è il Chin Giapponese, una razza di cane di piccola taglia, originario del Giappone. Il Chin Giapponese ha un pelo lungo e setoso di colore bianco e nero, bianco e rosso, con delle macchie simmetriche sul corpo.
Si tratta di un cane molto elegante, raffinato e aristocratico, che ama essere coccolato e viziato. Il cin giapponese è adatto a chi cerca un cane da salotto, che non ha bisogno di molto esercizio e che richiede una spazzolatura frequente. Il decimo cane che ti presento è il Papillon, una razza di cane di piccola taglia, originaria della Francia. Il Papillon ha un pelo lungo e folto di colore bianco con macchie nere o marroni, con delle caratteristiche orecchie a farfalla che gli danno il nome. Si tratta di un cane molto intelligente, vivace e curioso, che ama imparare nuovi trucchi e fare attività con il suo padrone. Il Papillon è adatto a chi cerca un cane da compagnia, che si adatta bene alla vita in appartamento o in campagna e che richiede una spazzolatura regolare. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti abbia fatto conoscere meglio alcune delle razze di cani piccolissimi che esistono. Se ti è piaciuto, lascia un like, un commento e iscriviti al canale. Alla prossima!